Nicola Giuliano, anzitutto l'importanza di incontri come quelli di quest'oggi, dove l'industria culturale si confronta anche con gli industriali in generale, gli imprenditori. Sì, sì, infatti è fondamentale rendersi conto che l'industria culturale è industria, e lo è sempre di più per le condizioni del nostro mercato, e l'importanza di fare incontrare queste due industrie, cercare di fare rete per fare pressione su una volontà legislativa locale che possiamo definire miope, per usare un eufemismo. Firmo, quando è successo, che cosa deve avere? Quali sono le basi per avere... Deve piacere al pubblico, e non c'è nessuna ricetta per questo, perché altrimenti saremmo tutti miliardari e non lo siamo, perché bisogna essere un passo avanti al pubblico e cercare di capire quello che piace al pubblico, cercando, almeno ci si prova sempre, di fare quello che piace anche a te. Cioè, il mio personale approccio è quello di essere il primo spettatore dei miei film, cioè di produrre i film che vorrei andare a vedere al cinema. A volte il mio gusto coincide con quello di un pubblico più largo, a volte meno, però questo non significa inseguire in maniera scomposta quelle che si pensa possano essere i più bassi istinti del pubblico, significa semplicemente cercare di fare il miglior film possibile, nel miglior modo possibile, e con un approccio che sia di natura sì industriale, ma anche che guardi alla qualità del prodotto. Ecco, ma nella nostra regione, nella città di Napoli, secondo lei ci sono ancora dei gap che rendono i prodotti non appunto applicabili, che non c'è, nel senso che spesso si va fuori anziché scegliere la nostra regione? In che cosa pecchiamo ancora per far sì che un film o una produzione non scelga Napoli e la Campania per attualizzare un set? Innanzitutto ci sono tantissime produzioni che scelgono Napoli e la Campania perché sono dei luoghi obbligati, nel senso Napoli è una città talmente particolare e che ha una sua storia, una città che poi ha espresso la sua lingua, la sua canzone, il suo teatro, ed è un patrimonio sterminato di talento attoriale, di scrittura, nelle professioni, nelle arti del cinema e dell'audiovisivo, ma in tutte le forme artistiche. Quello che manca, semplicemente perché si possa fare di più, è una politica di investimenti locali volta ad attrarre sul territorio le produzioni, cosa che hanno fatto tutte le altre regioni italiane, sulla quale noi inspiegabilmente, non tutte devo dire, perché siamo nella buona, triste e sventurata compagnia di regioni come Lombardia e Emilia, che in grave ritardo però lo stanno facendo adesso, stanno colmando questo ritardo, regioni votate tradizionalmente a un approccio industriale. Detto questo, ce ne sono altre che invece sono avanti rispetto a noi di 15, 10, 5 o 3 anni, ma che sono molto molto avanti. Si tratta di capire se è il momento o meno di colmare questo ritardo. Non colmarlo significa restare indietro. Un pensiero sulla criptonite nella borsa, perché l'avete girato tra l'altro nei nostri studi televisivi, una scena. Beh, è il primo film di Ivan Cotroneo, è stato un film che ha avuto il suo piccolo successo, nel senso che per essere un primo film è andato più che bene, e ha permesso poi a Cotroneo di lavorare sul suo secondo, che abbiamo appena finito, che uscirà a febbraio, e di continuare il suo percorso non solo di sceneggiatore di successo, cosa che ha fatto e continua a fare, ma anche di regista con prodotti come Una mamma imperfetta e appunto con questo nuovo film che si chiama Un bacio, che uscirà a febbraio o a marzo.